La casa di riposo Paolo e Giselda Orsi Mangelli di Forlì, fondata e aperta nel 1973 di proprietà dell'amministrazione comunale, oggi ospita 146 persone, divise tra i quattro nuclei di casa protetta, il nucleo Alzheimer ed un centro diurno per ulteriori 20 posti. Il Consorzio Archimede, società cooperativa concessionaria del Comune di Forlì, ha in gestione dal 1994 tutti i servizi della casa di riposo, quali i servizi socio-sanitari alla persona, i servizi generali e ausiliari. Un punto di eccellenza nei servizi alla persona è rappresentato dal nucleo Alzheimer, nato nel 1999 per accogliere anziani affetti da demenza senile in fase acuta della malattia, con la finalità di ridurre o compensarne i disturbi del comportamento che caratterizzano tale patologia. Concepito secondo i criteri metodologici più avanzati, il centro offre anche dal punto di vista strutturale e tecnologico spazi protetti e sicuri per favorire la piena autonomia della persona. Percorsi cromatici guidati, sostegni adeguati posizionati nei punti di maggior passaggio, sensori audiovisivi per segnalare tempestivamente al personale gli spostamenti e i movimenti delle persone nelle proprie stanze e un sistema di telecamere a circuito chiuso che garantisce comunque un livello di privacy personale in collegamento con un monitor ed un pannello elettronico posti negli spazi riservati al personale di servizio. Gli anziani vengono seguiti con cura costante, a partire dalle semplici attività quotidiane. Non ci si orienta metodologicamente alla guarigione della malattia, che per il suo carattere degenerativo e irreversibile induce disabilità fisica e psichica e instabilità clinica. Ci si orienta invece ad una cura che valorizzi dinamicamente le residue abilità funzionali, punti di forza e punti di debolezza, proponendo all'anziano obiettivi realistici, evitando obiettivi frustranti. Un'equipe specializzata di operatori di base, animatori, fisioterapisti e musicoterapeuti, formati ad un approccio metodologico, cosiddetto gentle care, lavora ogni giorno con gli ospiti, stimolando e valorizzando le abilità residue delle singole persone. Thank you.
prendersi cura dell'anziano sottende costantemente il non sostituirsi alla persona, il farli sentire a casa propria, ricostruendo per quanto possibile la normalità della loro vita passata, grazie alla riproposizione di gesti ed abitudini che fanno riemergere ricordi ed emozioni. Al di là di ogni specifica attività, preponderante è la mirata relazione d'aiuto che il team di operatori agisce con l'anziano. Altro punto di forza del nucleo è il giardino Alzheimer. Gli spazi esterni sono organizzati per rispondere alle esigenze di sicurezza degli ospiti e alla necessità di incanalare bisogni derivanti dalla patologia, quale il wandering e il facile disorientamento negli spazi. Il giardino è costruito come un percorso a deambulazione guidata, in cui il punto di partenza e di arrivo coincidono per evitare allontanamenti incontrollati o situazioni di pericolo. Al nucleo già attivo di 10 posti letto si aggiunge il nuovo ampliamento che ospiterà ulteriori 10 anziani. Un'ulteriore qualificazione del servizio è data da un progetto di integrazione socio-sanitaria con il Centro Esperto della Memoria dell'AUSL di Forlì, che si propone di dare continuità tra la fase della diagnosi della malattia e quella più specifica della cura della stessa. La struttura della casa di riposo comunale comprende inoltre 4 nuclei di casa protetta. I nuclei accolgono prevalentemente persone non autosufficienti con disabilità differenziate che richiedono interventi di assistenza personalizzati. Teresita ha 84 anni e vive qui dal 1999. Gino, invece, di anni ne ha 92. Sono due persone con necessità ed esigenze molto diverse, ma con una cosa in comune. Entrambe hanno trovato un ambiente sereno, ricco di nuovi affetti, dove la promozione del benessere della persona è alla base del lavoro degli operatori. Una filosofia che contraddistingue tutte le attività della casa di riposo. Altro servizio della casa di riposo è il centro diurno, servizio semi-residenziale all'avanguardia. Accoglie anziani non autosufficienti o parzialmente tali che arrivano dal territorio tutti i giorni accompagnati da pulmini attrezzati. Gli ospiti di tutti i servizi della casa di riposo vengono coinvolti in attività di animazione, con il fine di riattivare le capacità residue e stimolare la socializzazione. Let's go.
e la musica può diventare terapia. Risvegliando la partecipazione attiva degli anziani, si ricostruisce il senso di identità personale all'interno del gruppo. Il gestore, Consorzio Archimede, svolge un importante servizio sul territorio, la preparazione e consegna a domicilio di pasti pronti. Dalle cucine attrezzate della casa di riposo di Vecchiazzano partono circa 300 pasti al giorno, dal lunedì alla domenica, distribuiti su tutto il territorio di Forlì e del suo comprensorio. Questo servizio consente agli anziani di continuare a vivere nel proprio ambiente familiare, e di usufruire di pasti preparati sulla base delle singole esigenze dietetiche, secondo linee guida nutrizionali specifiche. Rispetto della dignità umana, attenzione alla persona, professionalità, strutture all'avanguardia, protezione e sicurezza. Tutto questo è la casa di riposo Orsi Mangelli di Vecchiazzano. Un centro multiservizi per la popolazione anziana, integrato con il territorio. Un patrimonio prezioso che dà vita agli anni e anni alla vita.